Cari videogiocatori e care videogiocatrici, per l'ottava volta, ben ritrovati ancora qui su Control. Allora, avevo salvato qui, ero rimasto qui, l'obiettivo a quanto pare è parlare con Erish. L'altra missione, quella che era a tempo, purtroppo l'ho fallita e non l'ho registrata perché tanto sarebbe stato inutile, no? Farvi vedere un fallimento. Spero di rifarmi in futuro. Mi ha ammazzato un nemico all'improvviso e niente. Così ho tagliato tutto e ho ricominciato. Sono tornato qua. Vabbè, speriamo che non comprometta la mia corsa verso il platino di Control. Spero di no. Vabbè, niente, andiamo a parlare con Erish. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere. Si muore anche facilmente nel gioco, eh. Motel e Casino Ocean View. Se l'ho preso io questo? WE investigation, our agents discovered a light switch cord in a Butte bungalow closet. Ah, la cordicina, tac. They pulled the cord and were instantly transported to the Ocean View Motel and Casino. Dreamlike haze. Inside, they found a door marked with an inverted black pyramid. And just like that, it led back to the oldest house, some 2,000 miles from Montana. Now we're finding the cord in increasing numbers throughout the Bureau. Somehow the two places, they became in tune to each other. The actual physical location of the Ocean View is a mystery. Stepping beyond its walls has so far proven impossible. A place of power, like the oldest house. Dovrei aver letto tutto? Sì, andiamo. Lui è di sopra, no? Erish. Posso spaccare un po' di cose, tanto qui non c'è più niente, no? Avevo preso tutto, però sopra non c'ero stato. Andiamo subito su. Ma mettermi tipo più salute? Mod personali, recupero salute, miglioramento salute. Che cosa c'ho di mod personali? C'ho un bel po' di robetta. Ah, quando è? Forse mi converrebbe avere tipo un... Ma ce l'ho già. Comune, non... Ah. Ordina per rarità. Questo recupera più salute, effettivamente. Potrei mettere questa qua. Ok. Mi serve più potenza, sennò... Dove sono loro? Di là? Ho sbagliato strada, non sono di qua. Sono dall'altra parte. Sto arrivando, Erish. Scusami per il mio pessimo senso dell'orientamento. Ma io non so orientarmi. Ah, qui non ci sono stato. Ma... Impulso rituale. Proiettore non va, non mi dà nulla. Ma dove devo andare? Parla con Erish. Ah, di qua? Ah, forse lì ho capito. Qui c'è qualcosa, sicuramente. Ok, un'altra cassa. Con velocità fuoco puntato. Non posso prenderla. Potrei smontare quelle non rare. Boh, qualcosa di cavolata. Quelle doppie magari. Cosa me ne faccio di cose doppie?
Mi tengo quella più forte, tipo questa qua. Danni durante poca salute. Posso tenermi quella più alta. Perché non lo posso prendere? Mo' darmi pie... Ma non potrei adesso, scusa, smontandolo. Ah, sono ancora pieno lo stesso. Devo smontare ancora dell'altro. Questa qua è buona, eh. Devo liberarmi di quello che non mi serve. Qua tipo 65%, è molto buona effettivamente. Ok, ho preso questo. Potrei mettere... Allora... Quando ho poca vita, questa qui. Danni durante poca salute, potrei aumentare i danni di molto. Sono qui loro? Sì, forse sì, ok, eccoli qua. I ragazzi. Prima di parlare do un'occhiata. Ah, qui c'è il... Dei documenti. Cosa fa quello lì sdraiato per terra? Ti riposa? Erish è là, ok. Un attimo, Erish. Intanto Ranger Squad Charlie 7 sentiamo questo. An expedition into the quarry threshold just after 0500 Zulu. Can you please state your names and describe the purpose of your expedition? Kevin Horowitz, Rupert Love. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. I remember the secondary deal. Objective kill a hiss, always buy a shot. Was to ci stai parlando sopra, Erish, un attimo. È maleducazione. Secondary objective was not a success. What is the breath? And did you encounter any previously unrecorded event or entity while inside the threshold? No, nothing. Do you think we should tell him about the mermaid? Excuse me? Yeah, the mermaid. Horowitz here found this mermaid in the quarry, just sitting on some black rock. She was singing this beautiful song, and he was overcome with desire. You're fine. Oh, she was we'll so push alluring. Through this. I'd say she was more enchanting than alluring. Fine, enchanting. Did you tell your CO about this? No. Because it didn't happen. Nothing happened. As usual, the quarry is full of rocks. That's it. Can we go now? Fuck you guys. Get out of here. Era lungo, eh? Adesso lo faccio partire anche di qui, perché tanto l'abbiamo già ascoltato. Ok, basta solo. E il documento? Il documento è... Marshall, comportamento di Trench. Questo sarà... fa parte dei... della corrispondenza. Vediamo un po'. Hai notato le recenti tensioni tra Trench e Darling? Ultimamente si comportano entrambi in modo strano. Trench mi preoccupa più di tutti. La sua improvvisa ostilità verso il progetto di Darling non è da lui. È stato proprio lui all'inizio ad approvare queste ricerche su Hedron, ma dopo che Darling ha svelato gli ARH, era furioso. Non vedo nessun motivo valido per non dotare il personale dell'agenzia di altri dispositivi di sicurezza, ancora meno se così resistente come dice Darling. Che ne pensi? Hai notato nulla che ti sia sembra strano, vabbè, nel loro rapporto? Parliamo di persona, prima della prossima riunione dell'agenzia, M... Ok, magari lui mi darà la tessera di livello 5, la carta di livello 5, come qui. Ci si rivede. Hey, thanks for bringing down that whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The hiss are everywhere. Most of the bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall.
Bad news is a hiss monster has decided to live in, so that's great. Monster. That's what the Ranger said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Trova un prisma di roccia nera. Ah, ma aperto lì, effettivamente. Me lo immaginavo, eh. Lo sapevo che avrebbe aperto quella porta. E andiamo, andiamo a vedere un attimo che cosa c'è. Tranquillamente. Ma sono da... dal nostro caro... la zona dove c'è il mio amico... come si chiamava lì? L'inserviente. Credo. Ah, devo andare là. No, ma forse non è lo stesso posto. È simile, ma non è uguale. Perché non c'è quella porta dove c'era lui? No, no, qui non ci sono mai stato, allora. È molto simile la porta, la stanza. Cioè, quest'area. Però non è la stessa. Allora, andiamo di qua. Qui ci sono tutti... Quanto pare là c'è il mostro, un attimo però. Ah, qui c'è un documento. Leggiamolo con tutta tranquillità. Procedure per la barchetta a forma di cigno. Procedura di contenimento. Non è richiesta alcuna procedura particolare. Descrizione effetto alterato. L'oggetto è in fibra di vetro a forma di cigno. I pedali consentono all'oggetto di avanzare nell'acqua. L'oggetto emette un impulso di forza fisica di un valore stimato pari a cancellato. Possibile connessione con OOP5. La misurazione della forza esatta generata dall'oggetto è stata ostacolata dal Dipartimento Risorse Umane. Contesto. L'oggetto è stato requisito dal servizio di noleggio presso... cancellato, tutto cancellato in pratica. Vancouver, in Canada, dopo aver espulso numerosi clienti nel corso di un'intera estate, portandolo all'attenzione dei media. L'oggetto è stato trasportato all'agenzia in elicottero. Uno specialista del contenimento lo ha accompagnato, iniziando a ripetere in modo compulsivo le formule da C9 a 32. Ciò che è accaduto nell'elicottero è tuttora sconosciuto, ma tutti gli agenti sono deceduti. L'oggetto è stato quindi recuperato e trasportato via treno. È arrivato all'agenzia senza ulteriori incidenti. L'oggetto maledetto. Allora, questi qua sono tutti... ci sono rimasti secchi piuttosto male, eh? Sono tutti morti. Tutti. Ovviamente io non ho la tessera di livello 5 ancora, infatti. Qui c'è un bel computerino inutilizzabile. Devo andare lì, cosa c'è lì? No, forse non è ancora pericoloso qua, forse. You showed me the HRA when I first got here and the machine that makes them. Quello cos'è, un oggetto? Prima di andare lì controllo l'area, la stanza. Chiamiamola stanza per comodità. Magari c'è qualche buon documento anche qua. Un muletto. Peccato che non puoi farci un giro, Jesse. Mi dispiace per te. Pare non esserci nulla. Pare che non ci sia niente in quest'area. A parte... vabbè, questo non è un mio amico, ovviamente. Non la prenderà tanto bene quando prenderò quell'affare. No, non vedo niente di utile, ma direi di no.
Infiondiamoci, dai. Shit. They're shattered. Not a single prism left. Opse. What the fuck? Eccoli. Te l'avevo detto che era guardia di qua. Mi è velocissimo. Dov'è? No, ehi. Cosa? Tutta quella vita? No, non ti impiantare. Devo attaccare. Ma lancia tipo fuoco? Devo capire come si... Ma è quell'affare lì, è lì dentro? Per me è lì. Ah, infatti, ho indovinato. Adesso ho capito. Si mimetizza sta affare. Ho capito, ho capito. Adesso ti sistemo io, eh. Eccoti lì, to. Ho capito, ho capito. Devo aguzzare la vista in questa... in questo scontro. Non sei così invincibile. Sì, ti ho visto. Sei lì, to. To. Sembravi duro, ma poi, Intanto mi ha aperto anche l'area e mi ha dato un documento riguardante appunto questa creatura qua. Distorto Hiss. Gli agenti Hiss distorti sanno rendersi invisibili ed emettono un potente raggio contundente quando si trovano a breve distanza dal bersaglio. Me ne sono accorto. Curiosamente, il distorto Hiss non è apparentemente in grado di usare entrambe le abilità contemporaneamente. E deve rendersi visibile quando passa l'attacco. Il distorto Hiss è unico in quanto possiede un'abilità paranaturale precedentemente sconosciuta all'agenzia. Forse attingendo da un oggetto del potere ancora sconosciuto? Come funziona l'invisibilità? Distorto diventa temporaneamente risonanza? L'Hiss usa la risonanza per rinfrangere la luce? La deformazione fisica di questa particolare entità Hiss è degna di nota. È chiaro che l'ospite umano, morirebbe da tale alterazione estrema. Il che porta a una domanda. I corrotti sono semplicemente corpi animati? Fare riferimento al fascicolo cancellato per il rapporto completo. Allora, questo forse mi fa intuire che avremo più avanti la possibilità di avere un potere come l'invisibilità. Potremmo possedere anche l'invisibilità tra i poteri utilizzabili? Non lo so, vedremo. Dovrò andare di qua per forza. Roccia nera, multimedia. There are areas in the oldest house where, under the right conditions, when the frequencies match, other dimensions leak in. We call these areas thresholds. The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's where Black Rock comes from. Extra dimensional matter. It has the unique property of blocking out a lot of frequencies. A good thing. It keeps things stable, contained. Think of it as paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Black Rock Line fire breaks are about. The panopticon container cells. Sorry to interrupt, sir, but I need the code for the quarry elevator. Emily. The codes. Black Rock 665. Neighbor of the Beast. Get it? Ah, Emily. We can do that again if you...
Ma è quello che ho già visto? Sì, quello ho già visto. Ah, me lo dà subito, ok. Tanto l'ho già visto, prendo i documenti. Ah, livello di autorizzazione 5, yeah. Questo sì che è buona cosa. Forse ci sa, li troveremo. Roccia nera. Ah, un documento sulla roccia. The Black Rock. Roccia nera, roccia nera, roccia nera, roccia nera, roccia nera. Eccola qua. Uso degli elementi paranaturali. Roccia nera. Resoconto. La roccia nera ha consentito all'agenzia di fare notevoli progressi nelle procedure di contenimento fin dalla sua scoperta. Questo rapporto esaminerà in che modo la sua struttura sia formata da densità, cancellato, in grado di annullare qualsiasi risonanza in un raggio che va da cancellato a cancellato Hertz. Saranno analizzate tutte le innovazioni dell'agenzia che includono la roccia nera, in particolare la barriera antifuoco, opere ingegneristiche progettate per contenere future epidemie, attacchi o altre minacce interne. Lo scopo di questo rapporto è incoraggiare il personale dell'agenzia a scoprire ulteriori innovazioni usando la roccia nera, in quanto il lavoro in tale campo si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. Fare riferimento al fascicolo 593-1733 per il rapporto completo. Ok. Credo di... No, aspetta, aspettate un secondo. Qui c'è un'altra area. E infatti ho fatto bene a salire. Magari non è niente di che. Impulso rituale. Baffo, comunque. Meglio una cosa in più a me che lasciarla lì. A sto punto credo di dover necessariamente aprire questa porta. La livello 5, adesso siamo saliti di livello. Mi sento importante. Questo chiama l'ascensore, ma l'ascensore è già qua. Presumo di dover usare questo qua. Sto pulsando. But it feels right, like how the world should be. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm. Cosa c'è scritto? Ah, di qua. It feels sane. Dovrei potenziare anche l'arma. Just the right kind of insane. Un amicone. Beccati questo barile. Sto barilotto, to. Poi questo. Vi è piaciuto? Anche per te, eh? Una sedia, to. E per te un barile. Ah, sei sempre tu. Praticamente qui non riconosco quest'area. Ci sono dei... Giù di sotto ci sono quei trasformatori della corrente. Qui? Ah, uno di... Ok, prendiamo. Materiale, residui della soglia. Non c'è nient'altro, devo salire le scalette, momento. Ah, di nuovo. Naturalmente non dovrò prendere l'ascensore, ma dovrò salire quassù, aprire questa nuova porta, non ancora aperta. Ah! Interessante, qui c'è un punto di controllo. Ottienilo assolutamente, Jesse. Creazioni astrali. Ma le armi le posso potenziare o no? Oh, finalmente posso potenziare. Crea rapidità. Crea. Ma
ma le mod non mi interessano. L'abilità invece sì, potrei... Questa qua non l'ho ancora fatta. Così siamo pari pari, eh. Tra un po' raggiunge anche il... Contromisure del consiglio. Ah, non ho fatta neanche una, perfetto. Uccidi i soldati IS. Queste qua sono da fare, prima o poi dovrò farle tutte. Uno là. Vabbè, io ti lancio questo. Boom. Un cecchino. Ma adesso è diventata più veloce l'arma, com'è? Uccidi i cecchini, sì, lo sto facendo. Un terzo cecchino, no? No, però c'è quello là. Mi sa che non lo prendi di qui, Jesse. Mi sa che ti devi avvicinare. Adesso gli tiro questo affare, voglio vedere cosa fai tu. No! Ah già, questi sono veloci, è vero. E dai, vai giù. Non c'era niente di là, vero? Direi di no. Quindi devo andare ancora avanti. Questi qua sono tutti che volano, fluttuano nel cielo, beati loro. Non hanno niente a cui pensare. Mentre io devo farmi il giro di tutto. Devo levarmi un bel po' di roba, tanto non la utilizzerò mai. Risorse. Cioè, chi me lo fa fare? Le levo certe cose. Metto, tengo le cose rare e levo le cose comuni, che dite? Tanto alla fine. Adesso me lo dai? Ah, era nell'altro, neanche di lì. Rarità. Tanto queste qui non ci faccio nulla. Guardate lì quante ne ho, quante cianfrusaglia. Quante cianfrusaglie. Ah, un documento, no, pensavo fosse un terminale, invece CSN. Invece era semplicemente un documento da recuperare. CSN, bla 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 bla. Dov'è? Eccolo qua. Estrazione e conversione energia dinamica. Cancellato sarcofago contenitore CSN. Reso conto, il CSN è stato progettato su ordine del vice di Trench, immediatamente dopo la sua nomina direttore. Il contenitore fornisce un modo sicuro di estrazione per l'energia eccessiva di cancellato, pur funzionando come un metodo umano per ospitarlo. Le pompe di refrigerante evitano al contenitore il suo cancellato e il suo riscaldamento mentre l'energia è nel sifone. L'energia viene quindi condotta nei convertitori, dove viene trasformata in cancellato tramite l'uso di generatori a turbine. L'elettricità prodotta alimenta l'intera agenzia, rendendoci completamente autosufficienti ed effettivamente invisibili nella griglia di New York City. Dopo la sparizione di NSC-01 a causa di una sconosciuta manifestazione di potere cancellato, l'occupante è stato contenuto ed è stato costruito in un secondo modello, NSC-02, quindi il seguito. È dotato di ancore spaziali progettate per prevenire effetti traslocativi da parte dell'occupante. Fare riferimento al documento 923-0544 per il rapporto completo. Ok. Ok.
residui della soglia. Allora, io qui ho fatto praticamente un giro. Ah, c'ho tante aree. Interessante. Allora è di là che devo andare, perché questa è tutta... No, ma... Just moment. Qui non c'era niente, no? Ah, è sotto. Ok, ecco, me lo indica, ma... Laggiù. Quindi voleva prendermi per il culo. Allora devo andare di qua. No, ma un momento, qui non c'è niente. Allora di là. Vuoi farmi credere che ho girato a vuoto? Ah, ecco, qui infatti c'è un altro documento che non avevo visto. Di là ero andato io, perché ci sono i punti. Salute. Inserto sul ventilatore. Risorse supplementari. Estratto dal reclamo formale interdipartimentale. La notizia del ventilatore letale si è ormai diffusa in tutta la regione. Da quando l'ispettore esterno cancellato ha incontrato un giornalista locale per spiegare che i ventilatori elettrici possono funzionare a velocità tali da poter soffocare gli utenti disturbando eccessivamente l'aria. Dopo questo non utilizzerò mai più un ventilatore. Poiché la nostra agenzia è ancora giovane, dobbiamo stare attenti a non fare passi falsi. Ogni spiegazione data al pubblico deve fornire una motivazione sufficiente ma vaga, in grado di riaffermare la sua certezza sul fatto che il mondo è stabile e controllato. Dobbiamo procedere con cautela, specialmente in questo mondo sempre più tecnologico, con la radio e altre innovazioni che consentono alle informazioni di diffondersi a velocità un tempo impensabili. Per questo insistiamo sul fatto che il nostro dipartimento gestisca tutte le comunicazioni con entità pubbliche, con tutto il dovuto rispetto. William S. Powers, responsabile del Dipartimento Diversivi e Dominio Pubblico. L'arrivo del ventilatore assassino. Ok. Quest'area è chiusa, ma dovrei avere la... Ok, ho accesso a quest'area. Che cosa troverò qua? Ah, un posto tranquillo. Devo andare giù, ok, questo l'ho capito. Prima fammi guardare qua, fammi vedere che c'è. Nada de nada. Qui invece c'è qualcosa. Qualcosa di raro, qualcosa di raro. Recupero salute. Ci do un'occhiata. Comune. Ah, il comune non comune è segnato. Ah, eccellente. Ah no, questa qui ho trovato, scusate. Eccellente. Io ci piazzo questa di livello 4, sì. Fatto bene a metterlo. Nient'altro, no. A quanto pare devo prendere l'ascensore e andare giù. Ultima fermata. No, ce n'è ancora di cose da fare. Tante cose da fare. Non potrei buttarmi direttamente. Ah, è rotto? Gotta get down the old fashioned way. Buttandoti giù? Che poi non è poi così orribile, secondo me. Fai così. Hop, hop, hop. Scendi piano piano, Jesse. Non... Che problema c'è? Chi è che bisbiglia? Di sicuro non la posso buttare giù così senza... Ah, ok, uno è là. C'ho qualcosa da buttarli? Semplicemente questa roccia li posso buttare. Dov'è? Non lo vedo più. Ah, ok, sta arrivando. Tieni. Surprise. Domani avrà un gran mal di testa il nostro nuovo amico. No, che fai? Non cadere lì, oh. Ui.
fatto? Ricerca, un'altra missione attivata e non posso andarci. Ma sempre nei momenti meno opportuni. Cos'è questa? Vai a parapsicologia, Mi hai fatto perdere tempo, amico. Ci andrò quando troverò un punto di controllo, altrimenti non posso andare da nessuna parte e fallirà anche questo. È ancora pieno di nemici qua. Che non posso neanche correre veloce, perché sennò potrei cadere giù e farmi la bua. Lì non c'è una mazza, perfetto. Ok. Prendi qualsiasi cosa. Boom! Allora, posso buttarmi qua. Da qua posso andare là. Avrei preferito l'ascensore per scendere, sinceramente. Ci sto mettendo un po' troppo tempo ad andare giù. No, forse sono arrivato. Forse siamo quasi arrivati. No, non cadere. Vabbè, non volevo buttarmi così velocemente, va. Ah, lì c'è un punto di controllo, bene. Capite a fagiolo. Voilà. Libera tutti. E poi mi ha aperto quell'area là. No, devo andare prima a fare sta missione secondaria. Mi rompono quelli dell'agenzia. È richiesta la mia presenza, il mio contributo. Non credo che ci sia nulla qua, bene, per così dire. Spostamento rapido, allora, è lì parapsicologia. Ma è uno di questi due, dove? Sono indeciso, qui o là? Forse qui. Non so perché, ma io scelgo qui. Scelgo quella lì. Sono comodi comunque questi punti di controllo. Pensate per un attimo se fosse stato necessario andare a piedi, muoversi normalmente, raggiungere un'area da una zona all'altra. Camminando, no, è impossibile. Grazie di esistere, teletrasporto di Control. Da qui posso raggiungere parapsicologia? Non lo so, spero di sì. Forse è lì parapsico. Sì, è qua. Libera l'area. Ah, c'ho i compagni. Bene, va allora. La sfera rompi palle. E la prima cosa da eliminare è quella cavolo di sfera. Io potrei aiutarli da qui, senza rischio, senza... Quello là è tosto, Vieni a me, potere telecinetico. Dove? No, non morire adesso. Ok, me ne è apparso di dietro quello stronzo lì. Come vedete, ci vuole poco a morire. Sono qui, adesso non fate più i duri?
Voglio ammazzarti, ecco cosa voglio fare, brutto merdoso. Dove sei? Ah, è sceso giù. Merdina. Adesso voglio vedere cosa fate contro la mia arma super potente. Toh. Non fate più tanto i cazzoni, eh. Dov'è? Anche lassù sono. Dove cavolo sono? Dai, dove siete? Ah, eccoli lì. Quasi quasi ne controllo anche uno, to? A me, amico. Ora sei un alleato, to. Dovrebbe essere quasi libera l'area. Dico quasi perché... Ah, uno laggiù. Gli attacchi telecinetici sono più potenti rispetto ad altre cose. Gli attacchi classici, in un certo senso. Dipende che cosa mi capita a tiro. Dov'è? 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 Lo scimmione. Prurito al naso nei momenti meno opportuni. Oh, fatta. Ah, ma c'è ancora questo strunz. Elimina. Ma hanno ancora bisogno d'aiuto, ragazzi, eh. Perché c'è ancora qualche rompipalle. Tu diventerai il mio schiavetto, to? Ah, pure lassù. Mi sa che devo fare il giro. Cosa? Dove? Perché? Quando? Io recupero la vita. Sì, ma mi conviene perdere tempo con questi babbioni. Neanche ci sale di qui. Mamma mia, Jesse. Non sono neanche obbligato, lo sto facendo per prendere questi benedetti punti e poi fare sta cosa che me la sto trascinando da troppo tempo. Qualcuno rompe le palle. Eccolo là e rompi palle. Ma io gli lancio talmente tante di quelle rocce che voglio vedere che cosa fa. Oh, beccati anche questo. Allora, quello lì è un gran rompipalle. Ma i miei compagni sono... è sola, è rimasta lei? Ah no, ce n'è uno lì. Doman forte, amico. Qualsiasi cosa va bene, eh. Oh, è morto. E voilà, è andato a terra anche lui. È finita? Qualcun altro vuole assaggiare del piombo? C'è ancora la musica, quindi c'è ancora qualcuno a rompere le scatole. Quello lì è un mio amico. Che c'ha l'energia verde, cioè verdogno, è verdastro. Ah, eccolo lì, ok. Ti aiuto, ti aiuto. Oh, porca miseria. Stavo facendo una cazzata.
È morto anche lui. Oh, è finita. È morto il mio amico, ma li ho ammazzati tutti. Va bene, ho perso un po' di tempo. Torniamo su. Ok, punto di controllo è qui. Devo tornare là. Quanto mi manca ancora? Porca miseria. Ah, questa la posso fare. Ottieni ricompensa. Uccidili. Ah, quelli lì sì, li conosco. Ok, lo attivo. Per 7 nemici. Porca miseriaccia. Non voglio fallire di nuovo. Sennò quella me la porto a vita. Qua, giusto? Sì. Vorrei che i caricamenti fossero più brevi, più veloci. E invece c'è sempre da aspettare. Faccio la pausa caffè. Vado, mi prendo un caffè e poi torno. Scommetto che ancora starebbe caricando. Dai, dai. Che facciamo notte. Darling's key. This should get us into the quarry. Partito subito con questo commento che... Ok, qui c'è... Ah, l'ascensore lì. Ma non c'è niente. No, devo andare di qua. No, vedevo sti cosi. Pensavo fossero degli oggetti da prendere, dei collezionabili. Invece no. Dovrebbe essere di qua la roccia. Prima però voglio vedere se posso potenziare qualcosa, già che ci sono. Ma mi sa di no. Ma... No, ma perché fai così? Creazioni astrali, voi. L'altra non lo fa. Materiali insufficienti. Ma l'altra l'ho potenziata, me non ho capito. Posso potenziare quest'arma? Miglioramento danni? Ah, c'è solo miglioramento danni. Posso metterci qualcosa di meglio. Danni durante la mira. Forse questa è ancora meglio. Ah, ma non posso metterla. Danni dopo un'uccisione. Perché non posso mettere quelle... Ah, esclusivo per rapidità. Presa. Livello 2. Ah, ecco. Ci arrivo tardi io a ste cose. Perforazione e rapidità. Sono nuove armi. E l'altra? Questa è più veloce. Sì, tipo una mitragliatrice. Ok. Posso potenziarle? Si era un attimo bloccato il gioco. Mi ha fatto uscire. Sono dovuto rientrare dentro. Vabbè. Stavo dando un'occhiata qui. Allora. Potenza perforazione. Materiali insufficienti. E vabbè. Queste possono essere potenziate, queste armi o no? E infatti, velocità. Cadenza di tiro, questa è buona. Invece in perforazione cosa potrei metterci? Danni durante la mira.
Avrò fatto bene a fare questo cambio di armi? Lo scopriremo andando avanti. Allora, stavo andando di qua. Adesso che ho scoperto che posso utilizzare nuove armi, non l'avevo ancora capito. Bene. Direi di andare. Ah, le proverò già subito a quanto pare, le nuove armi. Allora, per ora ho fatto un cavolo. Per la mia incapacità. Non sembra non essere potenti. Questa sì. Invece quest'altra mi delude in realtà. Mi aspettavo qualcosa di più. Sinceramente, chi è che spara, che rompe le palle? Se ti sistemo io, beduino, faccio diventare uno dei miei, to. Combatti per me. Questa è buona, l'altra no, dovrò cambiare arma secondo me, provarne un'altra. Ma non muoiono più, Forse li ho fatti crepare tutti adesso. Sono rimasto un po' deluso dall'arma veloce. Invece l'altra no. Cosa avrei di alternative? Intanto posso finalmente prendere sta benedetta ricompensa una volta per tutte. Oh, alleluia. Poi, cosa potrei cercare, accettare? Queste non... ma sì, potrei anche accettarle. Uccidi gli distorti, ah, quelli là. Se dovesse capitarmene un altro, potrei ucciderlo. Allora, altre armi, per please. Appunto, io avrei questa qui, rapidità, che però non mi dice un granché. Presa o frantumazione? Beh, io terrei la presa forse a sto punto, perché frantumazione... perché tenere quest'arma non mi convince. Non c'è un modo per potenziare la potenza, ma non credo proprio. Tipo questa potrei fare. Danni... più 21%. Forse farebbe più danni così, non lo so, la tengo per provare, ma... non ho tanto... non ho tanta fiducia in quest'arma. Vedremo. Quest'area sarà sicuramente immensa. E dovrò andare da qualche parte. Non so neanche dove sto andando. Bene. Sto facendo un giro che non conosco. Beh. Ok, beh, di lì torno indietro e siamo tutti d'accordo. Di qua non c'è nulla. Di qua si va... non si sa dove si va. È sempre lo stesso giro, ok. Ve l'ho detto, ci vorrà un po' a capire, eh.
Questa è chiusa, perfetto. Perfetto. Di qua non si sa niente, non si sa che cosa ci sia, no, niente. Devo andare di là allora. Ho comunque tracciato l'area, è già qualcosa. Mi sono fatto una mappa. La strada giusta è questa allora. Più o meno. Non sto controllando tutto per non lasciarmi sfuggire niente. Ok, non c'è niente, documenti non ce ne sono. Allora direi di andare di qua direttamente. È l'unica strada. No, il documento è qua invece, ecco. Corrispondenza, ordine attrezzature per la cava. Cava. Eccola qua. Ci servono altre lame di diamante il prima possibile per ottenere il taglio pulito voluto dal settore ricerche. Questa cazzo di roccia nera è dura. Consumiamo lame come se crescessero sugli alberi. Le dimensioni che vogliono di queste lastre di roccia sono scandalose, con tutto il dolore che mi stanno causando. Queste barriere antifuoco faranno meglio funzionare. Vai avanti, raddoppio l'ordine precedente. Ah, ok. Più lavoro per tutti. Lo so, calmi pilastri che si muovono, state calmi. Come mai si muovono? Sono vivi? Le rocce vive. Wow. Not what I expected. E invece dovevi aspettartelo, Jesse. In questo gioco nulla dovrebbe più sorprenderti ormai. Ah, ok, qui c'è la... Dove eravamo prima, di là, che ci separa, giusto? Vediamo, sì. Diciamo che questo cancello ci separa dal nostro obiettivo, ci separava, perché adesso l'abbiamo raggiunto qua. Niente. Gomme e tubi. Cosa ci devono fare? Portarci l'acqua? Il gas? È enorme, quest'area è veramente enorme. Non so cosa aspettarmi, cosa trovarmi. Ok, questa si può aprire, tra l'altro. Ah, un documento anche qua. Promemoria sul divieto di fumo. Corrispondenza. E si ricorda gentilmente a tutto il personale dell'agenzia che è vietato fumare nella cava, anche se tecnicamente la cava è uno spazio aperto, all'aperto. Fa comunque parte dell'agenzia e per questo si applica il divieto di fumare. Non è solo giusto nei confronti dei vostri colleghi evitargli i danni da fumo passivo, ma è inoltre prudente per ridurre i rischi di incendi, reazioni inattese dalla soglia e possibile creazione di recipienti alterati. In nessun caso è permesso lasciare le cicche delle sigarette nella cava. Grazie per la comprensione. Ok. Tanto io non fumo e non penso che neanche Jesse fumi. Secondo me problemi non ce ne sono. Ah, qui avrei aperto, sì, esatto, di... La porta che prima era chiusa adesso è aperta. Ah, qualcuno che non... che vuole prendersi questo in testa, toh?
sopravvissuto comunque. Quest'arma qui è potente, eh. Non ho nulla da dire contro quest'arma. Ok, nuovi amici, yeah. Attiva gli esplosivi per trovare il prisma. Credo di dover utilizzare la corrente. Come hai fatto a sopravvivere, amico? Dimmelo. Continuo a mancarlo. Oh, te lo tiro addosso. Non è questa la sua funzione, ma va bene lo stesso. Lo stronzone là. Dov'è? Dov'è? Il guaritore. Ok, là c'è quell'altro. Va meglio l'arma, va meglio, sì sì. Adesso sì. Toh. No, 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 via. Quello è male, sono male quello. No, no. Ok, ho recuperato vita. Fortunatamente la cava è enorme, riesco a muovermi bene. Lo diciamo senza timore, mi muovo abbastanza bene in questa cava, agevolmente. Ok, quello lì è decisamente più resistente degli altri. Toh, schiatta, toh. Ok, un andato. Quello lì vola, non si sa perché sta fluttuando. E muori, toh. Toh. Forse li ho ammazzati tutti. Sì, ah, mi ha salvato, è tranquilla. Oh, non potevo fare le mie, i miei porci comodi. Ah, ok, devo metterli tutti lì. Qua. Ci serve molta potenza. Ma ancora poco, eh. No, mi serve questo, Jesse. Oh. Ho messo abbastanza potenza o no? Sì, perché dovrebbe essere a sufficienza, no? Qui sta facendo BBBB. Ah, forse la fai tipo esplodere? Ah, incidente alla cava, un documento. Non la pensavo... Vabbè. C'è anche il pulsante comunque. Resoconto, operazioni nella cava, rapporto sull'incidente, operazione nella cava. Resoconto, durante le mie ispezioni di sicurezza settimanali alla cava, ho trovato l'intera squadra di lavoro in stato di cancellato, l'intera squadra era cancellato. In fila intenta fissare nella stessa direzione, la città in lontananza, malgrado i miei sforzi vocali di attirare la loro attenzione. Sono rimasti cancellato per più di cancellato minuti, fino a quando ho dovuto letteralmente cancellato. Successivamente sembravano confusi e non sono stati in grado di fornire alcuna motivazione razionale per il loro comportamento né alcun ricordo a riguardo. La mia raccomandazione ufficiale per qualsiasi squadra di lavoro in opera in una soglia è di ridurre la durata dei turni di lavoro o di sottoporsi le nostre valutazioni psicologiche obbligatorie su base settimanale, o meglio ancora entrambe le cose.
e forse dovremmo ordinare un'altra spedizione nella città. Fare riferimento al documento 558-3096 per il rapporto completo. Praticamente li facevano sgobbare come dei neri. Boom. Boomete. Raccogli il prisma. Ah, finalmente possiamo recuperare sto benedetto prisma. Parla con Marshall. Quello non è un mio amico. Ce ne sono tanti. Dove vado? No, non laggare. Devo raggiungere tipo quella porta là. Ve la ricordate? È l'unica. Ai ai ai. Ok, danno non me ne ha fatto, forse. Ok, ho trovato la strada, forse è di lì, sì. La porta che avevo liberato. Adios. Corri, Jesse, come se non ci fosse un domani. Sì, brava, così, mia cara. Vai, vai. Anche qua. Vabbè, oh. Anche nemici. No, raggiungi subito là, vai dove vuoi. Allora, ho fatto bene a fare così, ce l'ho fatta. Devo andare da... ok, esecutivo centrale, perfetto. Vado lì e ci salutiamo lì. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. A mio rischio e pericolo. Comunque sono abbastanza soddisfatto di come sto procedendo. Mi dispiace solo di averne fallite due, ben due, di quelle missioni secondarie. Spero, lo ripeto ancora, di poterle recuperare più avanti, che non abbiano questi miei due errori compromesso il platino. La mia conquista al trofeo. All'ambito trofeo. Ok, sono qui. Lui è là, perfetto. Dopo parlerò con lui nella prossima puntata. In realtà, no, Marshall è lei, non è lui. Mi sono confuso con Erish. Vabbè, comunque spero che questa ottava parte, puntata di Control, vi sia piaciuta. E come sempre noi ci rivediamo al prossimo video. Quindi un saluto a tutti. Ciao!